Sono 550 e sono i nuovi testimoni oculari di quanto accadeva durante il nazismo nei campi di sterminio di Birkenau e Auschwitz. Da domenica 20 a giovedì 24 gennaio hanno partecipato all'undicesimo treno della memoria della Regione Toscana, organizzato insieme al Museo della Deportazione di Prato. Dopo una ventina di ore di viaggio, passando dall'Austria e dalla Repubblica Ceca, sono arrivati in Polonia, a Oswiecim, Auschwitz in tedesco. Nel viaggio di ritorno abbiamo chiesto ai ragazzi, studenti delle quarte e quinte superiori, ma anche universitari o facenti parte di alcune minoranze, di chiudere gli occhi, ripensare a quanto vissuto e raccontare così cosa vedevano, ad occhi chiusi. Questo, infatti, è il treno della memoria a occhi chiusi. Ma andiamo con ordine. La prima tappa è stato il campo di sterminio di Birkenau, lunedì mattina, dove... Superando, diciamo, quella porta che si vede sempre in tutte le foto, in tutti i video, entrando dentro c'era una distesa interminata, veramente senza una fine. Uno guardava, cercava verso l'orizzonte e vedeva sempre neve, nebbia, baracche, filo spinato. E più che l'immagine è la sensazione del freddo che ho avuto quando abbiamo visitato Auschwitz, che questa penso sia la cosa che mi è rimasta più impressa a tutto il viaggio, perché secondo me se ci fossimo stati anche solo ad aprile avrebbe fatto tutto un altro effetto. Dove vedevamo queste, diciamo, lande immense dove, essendoci molta nebbia, non si vedeva la fine e vedevamo solo baracche, e quindi dava un po' la sensazione di un campo infinito. L'angoscia di star camminando nello stesso punto in cui altre persone che poi hanno incontrato la morte in modi così inumani, e di star appunto camminando nello stesso punto in cui hanno camminato loro, magari anche si sono, non lo so, accasciati e poi morti. Mi ha lasciato un'impressione davvero strana, perché vedevo quanto Birkenau fosse un universo concentrazionario nel suo vero senso della parola, cioè tu non riuscivi a porre una fine allo sguardo, vedevi questa lunghissima fila di camini e in fondo non vedevi un punto oltre il quale dicevi ok, oltre quello non c'è più Birkenau, oltre quello c'è il mondo reale. Continuavi a vedere camini fino in fondo e poi il grigio e al massimo qualche sagoma di qualche betulla, nient'altro. Elaborare quanto visto con i propri occhi non è facile e non è uguale per tutti. C'è chi è andato oltre le foto e i racconti. L'immagine forte che mi rimarrà è quella delle madri con in braccio i loro bambini che comunque decidono di andare alle docce e di terminare la loro vita insieme a loro. Questo secondo me è un messaggio di amore fortissimo. Sinceramente mi appare non così com'è, ma come era, cioè come me lo posso immaginare io, il camera gas numero 5, dove venivano spogliati già direttamente da fuori, poi venivano fatte fare le docce e poi con quei forni parecchio grandi, che erano quelli che fondamentalmente funzionavano meno perché andavano a legna e non a carbone, venivano arse le persone. E chi invece pensava di provare delle cose e ne ha provate altre, rimanendo completamente congelata emotivamente da quello che avevo intorno. Non avevo un'emozione, mi sono quasi sentita in colpa perché mi sono quasi sentita impassibile verso quello che avevo intorno. Ragionandoci un po', mi sono resa conto che il perché di questa sensazione così quasi impassibile è che davanti a una cosa così immensa, una cosa così grande,
una persona che è ormai abituata a vivere nell'attualità, nella normalità, ad avere tutto bello e pronto, non può minimamente capire. Il giorno dopo, martedì, i 550 testimoni hanno visitato Auschwitz, campo di sterminio trasformato in museo dell'orrore, dove la guida ci ha detto che avevano trovato 7 tonnellate di capelli e in una stanza ce n'erano esposte 2 tonnellate, erano comunque tantissimi capelli, cioè erano comunque parte di persone umane. Il fatto che comunque venisse venduto tutto e tutto avesse un costo rispetto alla vita umana, per me è stata una cosa paurosa, cioè nel senso loro ricavavano soldi da tutto e la vita umana per loro non aveva un valore. Infatti il punto centrale di tutto questo meccanismo distruttivo è l'eliminazione dell'identità stessa della persona. Gli occhiali, sapere che una persona su 10 porta un paio di occhiali, vedere una montagna di occhiali così già capisci. Non tanto gli oggetti, ma la quantità. E specialmente le scarpe dei bambini e i vestiti dei bambini, che erano comunque anche tante. Insieme agli studenti, durante questo viaggio, c'erano anche Tatiana e Andra Bucci con la loro storia di bambine sopravvissute ad Auschwitz. Storia raccontata come un mantra ad ogni ragazzo o ragazza che la chiedesse loro. Le due sorelle, come altri milioni di persone, hanno provato solitudine e libertà chiusa, tantissimo. Perché i campi erano veramente grandissimi e sembra proprio che ci sia una libertà assoluta, invece il pensiero di quello che c'era ti fa veramente capire, anche se era grande, quanto fosse piccolo dentro. Il primo ricordo, la prima immagine che mi vedo davanti sono le foto che abbiamo visto dei bambini particolarmente. Sono anche le foto del prima e del dopo, delle persone, le condizioni in cui erano inizialmente, quindi persone sane, e le condizioni in cui sono arrivati poi seguentemente ad avere 20 kg o insomma essere proprio non più persone. Non più persone, oppure Se questo è un uomo, titolo del libro di Primo Levi a cui questa edizione del Treno della Memoria è dedicata nel centenario della sua nascita. Emozioni, dolore, incredulità durante questi giorni di gennaio. Come se la presenza della morte, della crudeltà viene intensificato anche dalla temperatura, dal questo clima cupo. E poi un'altra cosa è la preghiera ebraica, che è molto, molto bello, cioè io non ho capito il significato delle parole se non leggevo il testo della traduzione, però la melodia è, entra nell'occhio e va nel cuore. Tachat kanfe ashchina. La prima cosa che mi viene in mente è una foglia che praticamente ho raccolto dal campo di Auschwitz. Questa foglia, in modo, cioè un simbolo che tutto il dolore che c'è stato là dentro si trasmette in quella foglia, e adesso la conservo nel mio portafoglio come ricordo. Ora posso aprire lì. Nashim, eladim, yonkim, akedoshim.